adesso comincia la conversazione. Non voglio questa comunella, ve l'ho detto tante volte. Che si fa toccate per bacco. Ma andiamo, smettetela. Oh, ma che vi importa, si sposa o non si sposa? Lasciate perdere. Un balcone pieno di ragazze, la gente che passa e non conosce la casa, chissà per che cosa la prende. Aspettate tranquilli. Avete capito? Basta, salutate e rientrate. Oh, per bacco. Salite! È diventata una piazza questa casa, non c'è niente da fare. Adesso gli vado ad aprire. Senti. Che c'è, papà? Chi è? Ma devo andare ad aprire. Aspetta un momento. Chi è? Chi, papà? Non capisco. Tu hai detto, parlando di Sesella, hai detto... Ah, niente, innamorato. Papà, è uno scherzo che abbiamo fatto. Non avere fretta. Ma dimmi chi è. Niente, papà, è uno scherzo che abbiamo fatto perché ci siamo accorti che Sesella se n'è innamorata. Ma in quanto a lui io non lo so. Va bene, ma dimmi chi è, mi farebbe piacere sapere chi è. Ma niente, papà, uno scherzo. Uffa, ecco che papà comincia l'interrogatorio. Ma chi è? Ai, mamma mia, che modi. Io per parola d'onore questa qui, che le farei? Niente. Che ci perdi a dirmi chi è, come si chiama, da dove viene? Ecco, sì, è l'amico intimo del fidanzato di Giulia che viene qua tutte le sere. Sì, si chiama Luciano Giacomelli. Ecco, l'avete saputo adesso, va bene? Luciano Giacomelli. Sì. Giacomo è giornalista? Sì. Non mi dispiacerebbe. Simpatico giovane, educato, di buona famiglia. Sta anche disperato. Ma non mi dispiacerebbe però, non mi dispiacerebbe. Papà, ma voi riflettete su quello che dite o l'affetto di padre vi ha ottenebrato il cervello? Perché? Quello Giacomelli è un giovane. Sesella ha passato i 40, passati i 40, prima di tutto l'età è quella che si dimostra. E poi Sesella dimostra un'età giovanile, se sta riposata di spirito, riposata di fisico, che se voi la faceste lavorare meno a quella ragazza. Ma papà! Papà, la signora ti vuole salutare. Sì, arrivo. Arrivederci. Io metterò l'ascensore su quel balcone, non c'è niente. Proprio l'ascensore. C'è anche Giacomelli, che ore sono? Accidenti, oggi non si va al mare. Oggi non ci andrai, non sono sicura. Aspettate un momento, che sta salendo Giacomelli. Sì, Giacomelli. Oh, per pacco, adesso mi trovo qui. Un momento, mi trovo in disordine, non è bello. Mi vado a riordinare un poco. Voi intanto, mi raccomando, Carmela, trattatemi bene Giacomelli. Siate rispettose, educate con Giacomelli. Mi raccomando, Buongiorno signorina Maria. Buongiorno signorina Giulia. Buongiorno. Signora Carmela, buongiorno. Come state? Già, che domanda. Siete fresca come un fiore. È sempre gentile, grazie. Ma accomodatevi. Grazie. Signorina Giulia, si può sapere qual è il titolo del libro che vi interessa? Oh, ma è certo, sono poesie. A Silvia, meravigliosa. Beh, sì, è Leopardi. Ah, Leopardi? Già. È un poeta che è veramente vicino al cuore di tutti. Sì. Ma avete mai letto, per carità, non per fare dei paragoni, qualche cosettina mia, voglio dire qualche mia poesia, qualche poemetto? No, non lo sapevo. Ma scrivete? Sì. Datemi il volume, lo leggerò con molto piacere. Con tutto il cuore. È possibile fare quattro chiacchiere? Siete sempre così indaffarata, non vi si trova mai in casa. L'altro giorno sono venuto e voi non c'eravate. Eh sì, lo so, siete venuto con Alberto. Già. Andai dal parrucchiere, che volete? Sono tanto occupata in questi ultimi 15 giorni. La sarta, il parrucchiere, la modista, la casa nuova. Già, mancano solo 15 giorni e poi... E poi si compirà il rito all'altare per il famoso sì. Tan tan tara. E voi? Io che? E voi non pensate a sposarvi? Sposarmi io? Oh no, signorina. Per adesso non ci penso. Ma perché, scusate, cosa vi manca? Ah no, per questo non mi manca nulla. Ma perché quella che io avrei sposato con tutto il cuore sposa un altro. Oh, poveretto, vi ha tradito. Ma chi è? La conosciamo? La conoscete. Io che voglio di indovinare, ma chi sarà? Ma su, ditelo voi. No, indovinate. Cercate di indovinare. Vediamo un po', allora. È bella? Sì. È ricca?
Abbastanza. Abbastanza? Ma ci facevate l'amore oppure così, una semplice simpatia? Beh, ho cercato di farle comprendere il mio sentimento nascosto. La guardavo, la fissavo. Ah, capisco, non le avete mai detto niente? Mai, perché era fidanzata ad un mio amico carissimo. Ma non capisco proprio. Ma chi è? Molto istruita? No. È bella, è molto bella, ma non capisce niente. Allora è meglio per voi. Che ve ne facevate di una stupida? Già. Chi ha strappato il giornale qui? Io, per metterci gli zoccoli. Ma brava, da quale, da dove l'hai preso? Dai giornali che tiene conservati Sesella. Ah, brava, sentirai papà allora. Perché la signorina Sesella conserva i giornali? Già. Forse per il romanzo a puntate. Sì, no? Altro che romanzo. Si conserva quelli dove sono pubblicate le vostre novelle. Beh, ma perché ridi? Oh, niente, così, Antonietta Allegra, la conoscete, no? Ah, già, già. Vai, vai! Vai, vai, ciao bella, vai, vai. Vai, vai, ragazzo. Vai, vai a tutti. Vai, vai. Oh, ciao, Luciano. Ciao, Bebè, senti, Bebè. Scusami, ma io ti volevo chiedere un favore. Mi volevi chiedere un favore? Sì. Sì, ma non mi chiedere soldi perché non ne ho, sai, Luciano. Beh, allora non ne parliamo più. Ecco, guarda. Bravo, non ne parliamo più. Ciao, Carmela. Dove stai, Giugiù? Ciao, Giugiù. Fidanzata mia. Come stai? Finalmente? Sei deciso a venire? Ma lo sai che sei un bel tipo? Ma cosa credi, che non abbia niente da fare? Ma sono stato giù in negozio. Ma quanto sei? Ma poi sono... Adesso si comincia a tenere la candela. Beh, pazienza. No! Adesso tu mi devi dire perché sei arrivato così tardi? Perché? Giù, senti, bella mia, ma tu pretendi che un giovanotto come me sia una macchina di precisione? Io vivo così alla giornata, senza neanche guardare il calendario. Sono uno stravagante, lo sai, no? Lo sanno tutti. Si sa che sono stravagante. Aggiungi che sono distratto, tante cose me le dimentico. E poi, cara mia, alla mattina, fra la passeggiata a cavallo, il bagno odoroso che faccio tutte le mattine, le ore passano, non me ne accorgo nemmeno, cara mia. Perché ti fai il bagno odoroso tutte le mattine? Come no? E che me lo faccio solo io? Se lo fa papà, mamma, mia sorella. Ah, anche papà e mamma? Sì, sì, sì. Tutti nella stessa acqua. Sì, nella stessa acqua. Abbiamo tante vasche a casa. Beh, Salso Maggiore Terme, il grand hotel proprio. Oh, senti, Lucia, no, no, Giugiù, scusa. Giugiù, scusa, scansati, bella mia, fa caldo, sai. Poi mi gualcisci la giacca, è un modello, hai capito? È un modello, scusa. Eh sì. Abbi pazienza, sai, scusa. Scusami, sai, era un gesto affettuoso. Ma insomma, facciamo l'amore, sì o... Stai calmati, calmati, guarda, sto parlando con Luciano. Aspettami là, guarda, mettiti là, vicino al pianoforte. Finisco di parlare con Luciano e vengo da te a fare l'amore, hai capito? Vai, vai. Mamma mia, come sono noiose le donne, mamma mia. Oh, dunque, che ti stavo dicendo, Luciano? Come sono noiose le donne? No, prima ti volevo dire una cosa. Ah, prima non so, guarda. Ah, sì, sai che ho incontrato al tennis stamattina? Me Mennarella, la figlia di quell'industriale milanese, Me Mennarella. Beh, che cosa? Hai incontrato Mamè Mennarella, è con questo? Niente, dicevo così, l'ho incontrata. Ebbene? Ah, sei ingrassata, non mi piace più. Ma cosa vuoi che me ne importi a me, Bebè? No, no, sei ingrassata, ha fatto due fianchi così, non mi piace più. E padre Pasquale non c'è più. Dov'è padre Pasquale? Padre Pasquale? E chi è padre Pasquale? Come chi è padre Pasquale? Padre Pasquale è il padre della mia fidanzata, di Giugiù. Ah sì? Ma guarda. E tu lo chiami padre Pasquale? Beh, si capisce, caro mio, una differenza ci deve essere, no? Io ho due padri. Uno il padre mio vero, padre Bartolo, il marito di mamma. E l'altro padre Pasquale, il padre della mia fidanzata che dovrà diventare mio suocero. Non c'è padre Pasquale? No, non c'è. Non c'è. Io lo volevo salutare. Non c'è. Non c'è. Signor Giacomelli! Signor Pasquale, come state? Come state? Ci stavamo aspettando. Grazie. Voi sapete bene che noi sentiamo sempre la vostra mancanza. Grazie, Giacomelli. Io mi volevo procurare un fazzoletto. Allora sono andato in camera da letto a cercarlo, ma non lo trovavo perché mia figlia Sesella, che tiene tutto in ordine, biancheria, la mia, quella delle sorelle. Allora sono andato in cucina, perché è lei che cucina. Insomma, eccolo qua il fazzoletto. Ecco, Sesella. No, signor Pasquale, come sta? È dietro di voi. Stai qua, Sesella, non ti muovere. Hai sentito che cosa ha detto Giacomelli? Ha detto che lui sente sempre la nostra mancanza. È vero. Grazie. Saluta il signor Giacomelli. Saluta. Zitta, adesso saluta. Adesso, sì. Zitta, saluta.
Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ci vogliamo accomodare? Grazie. Ci vogliamo sedere? Grazie. Sesella? È dietro di voi? Sesella! Signor Pasquale, è dietro, eccola, è dietro di voi. Figliola mia benedetta, non ti muovere, stai vicino a papà. Ci vogliamo sedere. Ciao Alberto, ciao. Carissimo padre Pasquale, come state? Salutiamoci almeno, no? Come va il nostro caro vecchietto? Dunque, ma quale vecchietto, scusate, abbiate pazienza, ma dove siete venuti a San Gennaro dei Poveri? Ma dove mi avete trovato lì? E poi che cos'è questo padre Pasquale? Abbiate pazienza, finiamolo una buona volta. Qui non siamo in un convento, io non sono un frate, lasciatemi in pace, vi chiamo Pasquale di Domenico e non se ne parla più. Ah sì? Dunque, ma questo è bello, scusate, questo è bello veramente, ma scusate, ma come vi dovrei chiamare? Padre Bartolo no, perché il nome del padre mio vero, per distinguervi dunque da padre Bartolo vi devo chiamare padre Pasquale, se no che faccio, non vi chiamo. E non mi chiamate, che scusate, abbiate pazienza. Non mi chiamate. Ma come? Non vi chiamo? No, io dico mi dovete chiamare per forza, abbiate pazienza, perché mi dovete chiamare? Non mi chiamate, che rapporti abbiamo io e voi? Come? Padre Pasquale, ma io devo sposare Giugiù. Giugiù, io non lo volevo questo matrimonio, non mi fate parlare. Non lo volevo. E perché? Perché siete scemo, avete capito? Ecco. Padre Pasquale, non scherziamo, io sono un signore. Siete un signore scemo, che significa? Che non ci possono essere signori scemi. Siete un signore scemo e anche vostro padre lo riconosce. Papà. Sì, Bartolo, mio vecchio amico, lo riconosce. Appunto, la settimana scorsa me lo diceva all'uscita della chiesa, proprio lì vicino al confessionale. Ce l'ho ancora qui nell'orecchio. Dice, caro Pasquale, che ti posso dire? Quello è stato come una disgrazia in famiglia. Io? Sì, lasciatemi continuare. Non mi interrompete, hai il difetto di interrompere, tra l'altro. È una disgrazia così in famiglia. Ritienono come un peccato da scontare, vabbè, io lo sconto. Così mi ha detto vostro padre. Voi scherzate, padre Bartolo conosce bene la mia intelligenza. Sì, appunto, perché mi fate parlare con il signor Giacomo. Io volevo assecurare. Abbiate pazienza, andate lì. Come volete? Andate là a fare gli alimenti, andate lì. Giacomelli. Volete prendere una bella tazzina di caffè? Sì, Cecella, un bel caffè per Giacomelli. No, non vi disturbate, vi prego. Perché l'ho preso con Alberto prima di salire. E che fa Giacomelli? Ne prendete un altro, vai a preparare un bel caffè. Sì, ma non voglio che la signorina Cecella si scomodi per me. Caro, quanto è caro, hai sentito che cosa ha detto? Non voglio che la signorina Cecella si scomodi per me. Rispondi qualche cosa, che sei rimasta muta così, rispondi, di qua, zitta, adesso parla, sì. Adesso parla, zitta. Su. Il caffè, poi? Sì. Si prende sempre? Si prende sempre. Quando è bello. Accomodatevi per piacere. Cecella vi ha dato una risposta degna di un filosofo. Voi avete detto signorina non vi scomodate, e lei che cosa vi ha risposto? Il caffè si prende sempre, perché è vero che il caffè si posso? Prende è vero sì. posso? Dunque, scusate, ma voi che volete? Abbiate pazienza, lasciateci in pace. No, mi era parso che... Ma che era parso? Chi vi ha chiamato? Che vi mettete a fare in mezzo? Voi ce l'avete questo vizietto? Appena vedete due persone che stanno così in confidenza, vi mettete in mezzo come il prezzemolo in tutte le minestre. Ma che prezzemolo, padre Pasquale? Ma io vi faccio rispettosamente osservare che fra breve occuperò un posto molto importante in casa vostra. Ma che venite a fare il maggiordomo, il direttore di mensa? Che fate? Voi vi sposate ben andate, avete capito? Io mi devo sposare giù. Io vi tollero. Scusate, ma perché prego, noi parliamo, io... Prego, questo prego. Mi fa parlare... È un io ragazzo. Vi tollero. D'altra parte poi non me ne importa niente, perché lo vuole Giulietta. Con la dote che a lei avrebbe potuto trovare un partito migliore, perché io do alle mie figlie una dote veramente importante, e specialmente a Cecella. Oh, padre Pasquale! Lasciatemi in pace! Non farlo arrabbiare! Ma insomma, papà, ma potresti anche essere un poco più gentile, no? Accaparretelo, hai capito? Certo. Non lo perdere, quanto è bello! Tienetelo stretto, non lo perdere! Sposatevi, io li voglio vedere, i figli di questo qua, io li voglio vedere. Io proprio, io sono qui, mi pare di vederli in giro per caso, un testone così. Sì. È più cretino del padre, ma lasciamo perdere. Sì, caro padre Pasquale, sì. I figli miei, tutti piccoli marconi, i figli miei. Non li portate in casa mia che non li voglio.
non voglio altre cretini. Dunque, volevo dirvi questo, caro. Io do alle mie figlie una dote veramente importante, considerevole, e a tutte quante, ma specialmente a Sesella, che naturalmente è la maggiore e in verità è la più brava e la più ubbidiente, non mi ha dato mai un grattacapo, sempre docile, un carattere affettuoso, e non ha solamente la mia dote, naturalmente, per carità, quella c'ha quella della madre e poi c'ha quella della nonna, proprio una dote. Come? Che avete detto qualche cosa? No, no, niente. No, dicevo, c'è anche quella della nonna, una dote considerevole, quadri, porcellane, argenteria, proprio. Insomma, Sesella è proprio quello che si dice un partitone, ecco. Avete detto qualche cosa? No, niente. No. Credevo che aveste parlato. No, assolutamente. Non ha parlato. Vieni, cara, vieni. Grazie, signorina Sesella. Vieni qua, metti il caffè. Mi dispiace che si disturbi. No, che si disturbi? Ma sì, tutte le volte, sempre così gentile. Faccio io, papà. Grazie, basta così, grazie. Basta così? Sì. Lo zucchero, papà. Zucchero, se Sesella ha domandato lo zucchero. Due cucchiaini. Quanti? Due cucchiaini. Due cucchiaini, Così, grazie. A te uno, papà. Ecco. A te tiene sempre la risposta pronta, lei, A te uno, papà, perché sa che io ne prendo... questo, vi permettete? Sì. Io vi prego di osservare come questo caffè colora la tazza. Abbiamo cambiato torrefazione. Si vede che è densa. Una cosa buona. Scusate, io vi prego di osservare il fumo, no, perché è un particolare. Vedi il fumo come è denso, sottile, azzurrognolo? Vuol dire che il caffè è fatto di fresco, che conserva ancora il grasso. Non è riscaldato. L'aroma. Scusate, quando è riscaldato il caffè, allora fa quella... diciamo quella fumata. Così, fumo... Appunto. Vorrei prenderlo. Sì, prendetelo. Ecco. Ah, veramente buono, Complimenti, signorina. Si veramente buono. Quando si ha in casa una fatina come Sesella. Allora, vogliamo fare una cosa. Giacomelli ci dà un altro grande onore. Quale? Resta a colazione qui con noi. Giacomelli. C'è un ragù da farvi leccare le dita. Un ragù modestamente preparato da me e fatto da casa. Papà! Poverina! Tesora mia, ti sei fatta male? No. Si è fatta male, signorina. Non ti sei fatta male? No, si è fatta niente. Perché le dita negli occhi sono fastidiosissime proprio. Niente. Dicevo, un ragù preparato da me. È fatto da Sesella, proprio Sesella lo ha tirato allo spasimo, e non vi dico la qualità di carne, è un girello di vitello che è una meraviglia, preparato da Sesella. Signorina! Papà! Oh, poverina, ma... Scusa tanto, No, è niente. L'altro occhio anche. Io poi non ho l'unghia, ho l'unghia corta qui. Poverina. Dunque, vi assicuro che è un ragù squisito. Una buona insalatina, un po' di formaggio, un bicchiere di vino di quello buono. Mi dispiace, signor Pasquale, ma io oggi sono invitato dal mio direttore che offre una colazione ai suoi corrispondenti. E non posso mancare, perdere il posto. Cercate di comprendermi. Quanto mi dispiace. Papà! Scusa, lei figlia mia, ma scansati un pochino. Quanto mi dispiace. Allora vogliamo fare una cosa, Giacomelli. Domani. Sì? Domani voi resterete a colazione. Volentieri, domani. D'accordo? Senza combineremo un bel pranzetto. Senza Sesella. Carmela! Ma che gridi? Tu non sei? Vogliamo andare al mare o no? Noi andiamo. Prendete tutto, mi raccomando, le maschere. Prendete le maschere, le pinne e i fucili. Prendete i fucili e portate l'olio. E voi, signorina Sesella, non andate al mare? Come? Che fai? Signor Pasquale, avete parlato con Sesella? Sì, ho rivolto la parola alla signora Sesella. No, quel cretino con i fucili e le maschere mi ha distratto. Rispondi. Ti ha domandato, che cosa avete domandato, scusate? Voi, signorina Sesella, non andate al mare? Ha domandato, voi non andate al mare? Rispondi, è che hai perduto la lingua. Vorrei. Se sei tu a parlare. Se sono io, vorrebbe. Vorrebbe. Ma non può. Ma non può. Non posso. Perché sei tu a parlare. Se sono io. Se sono io. Lasciami parlare.
Hai capito, Cesella? Sì. Dice non più. Non... No, non può, ma perché deve accudire un po' la casa, e lei è l'occhio vigile di tutta la casa. Beh, è giusto. Senza Cesella, ma lei a mare c'è stata, e sa anche nuotare, ma proprio bene, bello, poi le bracciate belle. Volete domandare altre cose? No, Cesella? No, grazie. Se volete... No, 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 assolutamente. Cesella risponde, per carità. Grazie. Non è che non risponde. Allora, la mamma abbiamo fatto tutto qua. Grazie, non dimenticate la colazione. No, l'abbiamo presa. Luciano, lei non viene? No, verrei volentieri, grazie. Ma sono invitato ad una colazione al quale non posso mancare. Che peccato, non mi dispiace. Però vi accompagno alla macchina, se volete. Grazie, sì, molto gentile. Bene, allora, facciamo una cosa. Scusa, Bebè. Abbi pazienza, Bebè. Fatemi il piacere, andatevene a Palazzo Venezia. Fatemi il piacere, andate a montare la guardia lì. Questo è un bravo ragazzo, beh, ma sì. È inopportuno, intempestivo sempre. Ma è buono. Dunque, dicevo, facciamo una cosa. Voi accompagnate le ragazze alla macchina, sì. No? Avete detto sì, così. Certo, certo. E poi tornate qua, facciamo quattro chiacchiere e poi andate dal vostro direttore. Come volete. Se non vi dispiace. Ma come? È un piacere per me. Io vi ringrazio molto. Io sto sempre volentieri. Io sto solo sempre, faccio quattro chiacchiere. A fra poco. Arrivederci, caro amico. Sta sempre in mezzo. Ragazze, tornate presto, non mi fate stare in pensiero. Sì. Antonietta, non spingerti al largo, sai non stare poco tu. Sì. Sentono male papà, eh? E chi le deve curare? Cesella. Ecco qua. Aspetta, Cesella. Che vuoi papà? Un po' di caffè? No, poggia tutto qui un momento. Sì. Non ci ho fatto mai caso, ma adesso vedo certe cose. Calze di cotone, scarpe senza tacchi, scalcagnate. Papà. No. Ma io mi domando, ma come si può andare in giro con una biancheria così? Beh, papà, di cotonina? Le mani ruvide senza manicure, ma come le tue sorelle. Hanno quelle manine che mi sembrano di porcellana, stanno sempre lì a curarsele. E tu, sì, e qui è, qui c'è un callo. C'è anche un calletto, eh. Calze di cotone, scarpe scalcagnate, biancheria di cotonina, calli alle mani, 40, è innamorata. Papà. Ma perché? Ma perché non hai agito nei miei riguardi anche tu come hanno agito loro? Perché non hai fatto anche tu come hanno fatto le tue sorelle, vedi? Malgrado le punizioni, vedi? Non mi hanno dato retta e adesso si sposano. Ognuno ha un corteggiatore e tu? E tu? E tu sei rimasta prigioniera della tua remissività. Papà, ma io... Sì, Cesella, io lo capisco, io capisco. Tu mi hai evitato il dispiacere di punirti, ma mi hai tolto la gioia di poterne constatare poi i buoni effetti contrari. E vedi, è un paradosso, ma è così. Dovevi fare il contrario. Anche tu al mare, anche tu a ballare, al cinema, a destra, a sinistra, dove meglio ti sarebbe piaciuto. Dovevi fare come hanno fatto loro. Adesso io... Che posso fare, figlia mia benedetta? Io ammiro il tuo carattere docile, affettuoso, ubbidiente. Io lo ammiro, ma
40 è innamorata. Papà, papà, tu mi stai rimproverando e non dovresti, perché io non ho creduto di fare un sacrificio bevendoti. Tu mi consigliavi e io... Figlia mia, io non rimprovero te, ma io rimproverandoti rimprovero me, ecco. D'altra parte, io dovevo pur fare così, non potevo fare diversamente, ma tu insisto. Tu dovevi fare tutto il contrario di quello che io volevo. Ma come avrei potuto, papà, se lo ritenevo logico e giusto? Adesso tu mi rimproveri perché ti ho obbedito. Tu gli vuoi bene? Tu? Non ti vergognare di papà? Dimmelo sinceramente. Gli vuoi bene? Dimmelo in un'orecchia. Ti vergogni? E io mi giro, su. Mi vuoi bene? Sì, papà. Stai tranquilla, eh? Ci penserò io. Io farò in modo che si accorga di te. Ah, perché non se n'è proprio accorto, vero papà? No, è che... Sai, come tutti i giovanotti, è un po' svagato, un po' distratto, ma non si è accorto del tuo interessamento. Ma non ci pensare, ci sono io, perché sarebbe veramente ingiusto, ecco, che tu, buona, obbediente, così le altre ragazze hanno trovato il loro amore e tu devi restare qui a ramazzare, a rammendare, a cucire. No, non è giusto, ci penso io. Tu sarai felice. Sei contenta? Eccolo qua. Eccolo, è lui. È lui, è lui. Oh, dunque. Papà, che faccio? Aspetta, non fare così. Aspetta, alzati, alzati, che fai? Ti siedi, fatti trovare disinvolta. Insomma, in un atteggiamento moderno. Sì. Una cosa... No, no, così, no, no. No, no, meglio se tu ti fai trovare seduta lì al piano. Ah, sì, lì, papà, qui sì. Vieni al piano, qui tranquilla e suona qualche cosa di allegro, sì. Ma soprattutto qualche cosa di moderno, sì. Di vibrante, di scattante. Sì. Io vado ad aprire la porta. Suona sempre delle cose moderne, belle, svelte. Invece questa volta, che cos'è questo pezzo di musica che hai suonato? La preghiera di una vergine, papà. Ah, è la groviera di una allergica. No, la preghiera, papà, di una vergine. Ah, avevo capito, la groviera di un'allergica. La preghiera di una vergine. Niente. Quando fa così, ride. Ride. Accomodatevi, Giacomelli, accomodatevi pure. Ma sei impazzita, non fare così, non stare così, stai allegra, disinvolta, salta, balla, devi essere una farfalla, saltella, gioconda. È una donna, una modernità. Che bella giornata, è vero? Sì, veramente una bella giornata. Veramente una giornata. Estate piena. Siamo proprio nell'estate piena. E che sole che c'è! Sì. La 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 la. Basta. Cosa tremenda, proprio. Non ci sei nata, Marta. Ma è il modo che c'è tra questa... La signorina Sesella
si sente bene. Benissimo, benissimo, ma io non so che cosa abbia da stamattina. Proprio il diavolo in corpo saltella. Poi questi inni nazionali. Una ragazza proprio. Sarà proprio la giornata. Papà, posso sedere? Mi fanno male le gambe. Siedi. Posso, signor Pasquale? Grazie, caro, molto gentile. Molto gentile. E beh, Sesella? Ah, la signorina fuma. E come non fuma? Ma prego! Prego, fuma, signorina! Fuma, su, prego! Fuma. Dai, fuma. Ah, non lo sapevo! Ah, sì! Questa qui. Io prego. Io glielo dico. Io. Così. Grazie. Io glielo dico sempre. E tu fumi, però, sai, sono vizi questi qua che poi te li devi togliere quando ti sposerai. Quando ti sposerai. Sono vizi che te li devi togliere quando... Vai sul balcone, vai. Poverina, le avrà fatto male forse la qualità delle sigarette, io fumo queste. No, sarà un pezzettino di tabacco su qualche corda vocale sì, che eccita la tosse, ma quella fuma come un sultano. Ah sì? Le sorelle la chiamano la sultana, fuma di nascosto. E io gliel'ho detto, sai, adesso va bene, tutti questi vizietti, ma quando ti mariterai dovrai rendere conto a tuo marito, quindi quando ti mariterai. Perché? C'è qualche cosa in vista? Ah beh, non lo sapevo che la signorina... Beh, si fidanzerà. Ma parliamo di voi, Giacomelli. Parliamo di voi. Di me? Sì. Beh, non credo che sia il caso. Io non mi devo fidanzare, poi non ci penso. Giacomelli, guardatemi. Carmela mi ha detto tutto. Ma io sono un uomo di mondo. Carmela? Carmela mi ha detto tutto. Proprio lei? Proprio Carmela. Allora anche lei aveva capito. E che ci vuole? Certe cose non si possono nascondere e ha fatto bene perché mi ha detto la verità. Ecco. Vedete, signor Pasquale, io non avrei mai parlato. Beh. Già, perché non so se voi avete compreso il mio carattere. Sì. Oltre ad essere una persona seria, io sono un galantuomo e so quello che mi resta da fare. Beh, non si dirà mai che io abusi dell'amicizia di una persona come voi. No, poi le mie condizioni finanziarie non mi consentirebbero... E ormai è troppo tardi. Ebbè? Non mi resta altro da fare, io vi chiedo scusa che andar via da questa casa e non rimetterci mai più piede. Un momento, ma che scherziamo? Andate via. Ma io ho sentito bene, voi avete detto che l'amate. Sì, perché negarlo? Dal momento che vi è noto... Bene? Sì, io le voglio molto bene. Ma non ho mai detto chiaramente il mio sentimento perché sono troppo amico, ecco. Bene, Giacomelli, ditemi da uomo a uomo... Voi sareste pronta a sposarla se io riuscissi ad appianare tutte le difficoltà, ogni cosa, tutto in ordine? Ma signor Pasquale, ma voi mi fate sperare in un sogno troppo grande per me. Beh? Ma le mie condizioni finanziarie, ve l'ho detto, io sono povero e è per questo che non ho mai voluto osare. Beh, Giacomelli, quando un padre viene a sapere che la sua figliola ama come può amare... Una ragazza che ama per la prima volta nella sua vita, questo padre ha un solo dovere, affrettare il giorno delle nozze e basta. Don Pasquale, ma voi non mi ingannate. Io? Voi permettete che io sposi vostra figlia alla faccia mia di fronte a Dio e di fronte agli uomini? Abbracciatela, baciatela, eccola qua, è tua, io ti benedico. Guarda Sesella, è rimasta così senza parola. Sesella, non dici niente a papà? Va, salta, vola, quante
volte hai battuto il becco contro i ferri della tua gabbia senza speranza di poter uscire? Quante volte hai sperato che anche per te ci fosse un po' di quel cielo libero? Va, vola, vola! Papà, perdonami, ho dato la libertà sui sui. Hai fatto bene, figlia mia. Io ho capito il tuo gesto simbolico. Ha dato la libertà al canarino. Hai fatto bene. Quello si mangiava 100 lire al giorno, quella bestiola. È miglio, è mangime, è l'osso di seppia, è i vizi che aveva quella bestiola. Beh, hai fatto molto bene, molto bene. Beh, Giacomelli, ma io non so, io vi vedo con una faccia, ma... Ho capito, non se l'aspettava. Dite la verità, voi non ve l'aspettavate. Proprio no. Ed è chiaro. Beh, adesso, Giacomelli, andate per i fatti vostri, voi già me l'avete detto che avete altri affari da fare, ci vediamo domani, parliamo tra di noi quello che dobbiamo combinare e poi daremo l'annuncio ufficiale. Va bene? E beh, non mi salutate, diamoci la mano. E Sesella? Salutate Sesella. Via, su, datevi un bacetto. Io sono un uomo di mondo, su. Va bene, mi giro via quando avete fatto, me lo dite. Avete fatto? Benissimo. Arrivederci. Genero mio. Sul balcone, presto, presto sul balcone, ogni volta che arriva, ogni volta che se ne va, sempre sul balcone a salutarlo. È un gesto romantico che fa sempre bene, sempre bene. È uscito? No, papà, non si vede ancora. Vedrai che uscirà. È uscito? No, papà, non si vede ancora, no. Vedrai che esce. Guarda bene tra la folla, Non c'è, papà, non lo vedo, non c'è, non è uscito. Qui c'è sempre gente sul marciapiede, guarda bene. No, papà, non esce ancora. È uscito? Non si vede ancora, non è uscito. Ma che fosse caduto per le scale? No. Papà, eccolo, è uscito. Sì. Salutalo. Papà, non si volta. Vedrai che si volta, salutalo. Papà, non si volta. Si volta. Non si volta, papà, è qui sotto, non si volta. Si volterà, vedrai. Non si volta, non si volta. In fretta, non si volta. Giacomelli! Hai visto che si è voltato? Hai visto? Vieni domani. Vieni domani? T'aspetto. Ti aspetto. Così subito. Faccia tosta. Faccia tosta. Che dici, figlia mia benedetta? Dico, salutalo, sì. Via. Mandagli un bacio. Ecco così. E rientra. È andato. Papa. Papa.